No, le premesse sono queste, che invece io ho avuto un'esperienza personale recente piuttosto dolorosa e invece cercherò di fare di tutto perché le mie considerazioni siano le più scientifiche possibili, diciamo, e non condizionate dalla mia esperienza individuale, che però mi ha insegnato molto, visto che io la prima cosa su utenti e servizio sanitario credo di averla scritta per un commentario del professor Roversi Monaco nel 1992, quindi insomma un po' di anni fa. E quindi l'altra premessa è che io vi parlerò da giurista che si occupa di sanità, che naturalmente è un mestiere che ha dei limiti, però anche delle potenzialità, insomma, spero, e quindi questo è il taglio che vi vorrei dare. Ultima avvertenza per l'uso di quello che dirò è che io sono un giurista che si occupa, a parte di sanità, si occupava diversi anni fa, adesso insegno un master che si chiama di diritto sanitario. La cosa di cui mi occupo di più attualmente sono la comunicazione, la partecipazione e la sussidiarietà. Come vedete, come dire, il tema è sempre quello del rapporto fra individui e potere dell'amministrazione, insomma, in un po' dal punto di vista. Ci servono quindi moltissimi approcci possibili a questo tema. Cominciamo a dire che noi oggi ci parliamo di comunicazione, di partecipazione. Possiamo dire intanto che non è stata una strada facile quella per cui le amministrazioni pubbliche, parlo anche e soprattutto forse delle amministrazioni comunali, ma naturalmente anche delle amministrazioni di servizio come quella della sanità, hanno acquisito nel loro vocabolario la parola trasparenza e la parola partecipazione. Cioè noi diamo oggi per scontato, anzi secondo me inflazioniamo un po' i termini partecipazione e trasparenza, ma sono termini che abbiamo acquistato, a dirla lunga, 20 anni fa. Prima avevamo un'amministrazione che era convinta di poter fare senza i cittadini. Guardate, era, come dire, non è che dobbiamo pensare che erano cattivi. L'impostazione teorica, ideologica di questa amministrazione, che scendeva dritta dritta da quella dell'Italia liberale e poi filtrata dall'Italia fascista, era quella di un'amministrazione che deve decidere al buio e al silenzio. Cioè, se io devo scegliere nell'interesse generale, non posso essere contaminato dalle opinioni individuali. Lo ridico, se devo scegliere l'interesse generale non vado a contaminarmi con gli interessi individuali. Il che, attenzione, è ancora vero, l'interesse generale non è la somma degli interessi individuali. La politica sanitaria non è la somma degli interessi dei malati. La soluzione per il singolo malato, invece, è frutto di una relazione, di una determinazione specifica, individuale e intima fra il medico e il paziente. Sono due cose diverse. Ora, questa coscienza che si poteva decidere facendo vedere il processo decisionale e eventualmente facendo partecipare gli amministrati al processo di decisione è una coscienza molto recente. È come se la nostra amministrazione avesse preso fiducia in se stessa, cioè si sia sentita a un certo punto capace di decidere lo stesso nell'interesse generale, ma facendo partecipare, ascoltando gli interessi individuali. Non è un processo ideologicamente indifferente questo, eh? Cioè è un processo che implica anche una certa autocoscienza da parte dell'amministrazione. In questo processo è arrivato il Servizio Sanitario Nazionale nel 1978. Guardate, lo dico con tutta la franchezza che posso. Si è fatto perché c'era una pressione sociale fortissima per la creazione del Servizio Sanitario Nazionale, ma l'amministrazione pubblica non ha gradito affatto l'inserimento di una casta potente e anche un po' rompicoglioni tra le sue fila. E così prima l'amministrazione pubblica era fatta di giuristi e di ragionieri, perché questo è ciò che serviva, saper leggere le norme, saper farvi conto. I tecnici erano pochissimi. Quindi l'impianto del Servizio Sanitario Nazionale e dei medici è stato molto sofferto dall'apparato amministrativo, tant'è che
che le prime aziende sanitarie comunali, USL, Azienda Sanitaria Comunale, venivano costruite e presiedute da un comitato di gestione che era la fotocopia in minore del Consiglio Comunale. Soluzione che ha portato allo straordinario debito sanitario del nostro Paese. Perché vi dico queste cose? Perché vi dà la sensazione di come siamo arrivati alla idea di trasparenza e di partecipazione oggi sull'amministrazione in generale e sull'amministrazione sanitaria in particolare. Non è indifferente questo percorso, non è indolore, è assolutamente stato un percorso doloroso e faticoso, non ancora concluso. Poi arrivano le regole sulla trasparenza. Fate notare caso, le regole sulla trasparenza e sulla partecipazione arrivano nel momento in cui c'è l'idea delle privatizzazioni, l'inizio degli anni 90. Infatti, cominciamo a chiamare gli amministrati utenti o pazienti nel caso specifico della sanità. Allora, anche questa non è un'operazione ideologicamente neutrale, vi vorrei far riflettere su questo fatto. Se io chiamo un cittadino utente, gli confeziono una posizione giuridica dotata di una certa tutela che è diversa e ulteriore rispetto alla sua tutela come cittadino. Allora, ti comunico che gli studiosi più avanzati, gli studi più aperti, cominciano a cercare di smontare questa idea dell'utente. Perché io posso entrare in contatto con il medico, posso entrare in contatto con il vigile urbano, posso entrare in contatto con il professore universitario, la casta dei professori universitari è quasi peggiore di quella dei medici, quindi non mi sottraggo affatto a queste critiche, anzi, bene, non sono utente, sono e resto cittadino. Questo mi collega a una cosa che ha detto il professor Stefano. Sto cambiando completamente la scaletta che mi hanno segnato di questo discorso, ma vedete, bisogna entrare in questa concezione. La comunicazione e la partecipazione non sono diritti accessori della prestazione sanitaria, sono parte costruente della prestazione sanitaria. A me non basta essere mandato fuori dall'ospedale sulle mie gambe, voglio sapere perché. Non è indifferente perché esco sulle mie gambe o perché non esco sulle mie gambe. È determinante. È determinante non perché sono un paziente, perché sono un cittadino italiano. È molto diverso. Guardate, è come l'attenzione per chi partecipa. No? Noi oggi parliamo di partecipazione. La partecipazione è una cosa su cui avremmo molto da parlare, forse due minuti per andare a fondo, non ritrovo. Fermatevi un attimo a pensare, e chi non partecipa perde i propri diritti di cittadinanza italiana? Quelli che non ce la fanno, quelli che non ne hanno voglia, restano titolari di diritti. È per questo che non si può scindere il diritto della comunicazione e della partecipazione dal diritto vero e proprio alla prestazione sanitaria. È un suo pezzo costruente. Allora, detto questo, quindi, la trasparenza l'abbiamo avuta abbastanza. Io ho scritto tempo fa che quella sanitaria è una delle prove del fatto che la trasparenza serve non tanto a renderci liberi, no, la prima lettura della trasparenza era che ci rendeva liberi, liberi di votare, ad esempio, conoscere e scegliere. Beh, ci rende anche uguali, e il caso medico-paziente è esemplare, conoscere la mia situazione patologica, le possibilità di diagnosi, le possibilità di cura, cioè qual è la diagnosi, le possibilità di cura, mi rende capace di dialogare col medico. Vedete, non è una funzione di liberazione, è una funzione egalizzante. Mi mette nelle stesse prate, scusate, è la stessa cosa che succede quando voi venite a leggere le etichette sui prodotti alimentari e venite a sapere come sono stati prodotti e qual è la data di scadenza. Voi, consumatori, ma sempre cittadini, venite messi in un livello egalizzato, reso uguale alla grande multinazionale che ha prodotto quell'alimento. La conoscenza e la trasparenza servono non solo a liberarci, ma a renderci uguali. E generalmente notate che funzionano
solo dal più forte al più debole delle due parti, cioè il medico deve parlare col paziente, ma il paziente dà al medico le informazioni che ritiene utili, non tutte le informazioni. Il consumatore è molto tutelato dal dare informazioni alla multinazionale che produce alimenti, mentre invece la multinazionale è tenuta a dare le informazioni sugli alimenti che ha prodotto. Il datore di lavoro deve dare informazioni ai lavoratori sulle riorganizzazioni dell'azienda. I lavoratori sono protetti dall'acquisizione di informazioni su di loro da parte del datore di lavoro, statuto dei lavoratori, legge 300 del 1970. Vedete? Serve proprio in funzione legalizzata. Allora, la trasparenza l'abbiamo acquisita o la stiamo acquisendo, abbiamo le carte dei servizi, sono scritte malissimo, però ci sono. Dovrebbero essere le fotografie sincere di quello che succede, dei tempi che dobbiamo aspettare. Non c'è cosa che faccia più male della menzogna di ritorno. Cioè, se io scrivo una cosa sbagliata nella carta dei servizi, faccio un danno triplo alla struttura sanitaria rispetto a quello che non farei ammettendo che ho tempi lunghi. Molto più difficile il discorso sulla partecipazione. E qui dobbiamo metterle in evidenza quali sono quindi le specificità, anche questo deve essere stato accennato dal professor Stefani prima, quali sono le specificità della prestazione sanitaria, dell'ambito sanitario. Intanto che noi parliamo di comunicazione e partecipazione, ma non possiamo farlo se non conosciamo o definiamo con precisione l'oggetto, perché quando parliamo di prestazione sanitaria parliamo di una prestazione articolata su almeno tre livelli, quello politico, diciamo ministeriale ma soprattutto regionale, quello aziendale e poi quello individuale. È per questo che è l'unico servizio che si chiama nazionale, il servizio sanitario, perché implica apporto armonico di diversi livelli di governo. C'è scritto sul tuo manuale di diritto amministrativo. È l'unico servizio che viene battezzato come nazionale, perché implica, come dire, l'andare assieme di ruote amministrative, politico-amministrative, individuali, in un modo, diciamo, unico del nostro panorama. Allora è chiaro che quando io parlo di trasparenza e partecipazione a livello regionale, quindi sulla fase politica di impostazione del sistema sanitario, non parlo della stessa strumentazione che diversamente trovo a livello aziendale. A livello aziendale trovo tante altre cose, trovo altri strumenti, trovo la necessità di esperire vie per i reclami, la necessità anche di intervenire prontamente senza attendere i tempi della giustizia, ad esempio. Sono cose diverse. Quando scelgo politicamente ho una partecipazione, una trasparenza diversa da quando scelgo la struttura amministrativa che presiede la prestazione sanitaria. Poi c'è il livello medico-paziente e questo non è affatto presidiato. Qui si è soli. Ovvero si è rimessi alla buona coscienza delle persone che si incontrano. Alla buona coscienza del paziente, uso questo termine, alla buona coscienza del personale sanitario, medico e infermieristico. Perché è vero che non si fa informazione stando in piedi sui corridoi, ma mi dispiace dirvi che molte volte nei casi concreti, è l'unica informazione che si ha. Quella io per due mesi ho cercato di rubare uno sguardo dal medico che usciva dalla camera della persona ricoverata. Non può essere. Non può essere. Allora, questo è un punto. Il secondo punto, l'ho già detto, è l'asimmetria informativa. Naturalmente io entro in una struttura dove ci sono persone molto più informate di me. È naturale. Ma, come dire, su questo sapete che non ci sono leggi, non ci sono norme, ma c'è una giurisprudenza fittissima sul consenso informato. E il consenso informato, se andiamo a vederlo bene, è uno strumento molto, molto ficcante. Guardate, io non sono qui a difendere i diritti dei pazienti, che so benissimo che hanno difetti e debolezze innegabili, ma il consenso informato diventa una lama così tagliente perché ci sono delle carenze strutturali nel processo informativo. Io sono stato per due mesi appunto, per un periodo di questo, nel reparto, diciamo che era del professor Martinelli. La comunicazione era perfetta. Alle 7 di mattina e alle 2 del pomeriggio avevi un bollettino e discutevi col medico che curava il paziente, per cui tu ti recavi in quel reparto, sulle condizioni. Dopo tre giorni io sapevo che cos'erano gli scambi dell'ossigeno nel sangue di mia madre, cosa che non avevo mai sapere prima. Mai. Ma
potendo parlare due volte al giorno per giorni col medico che hai in cura, il tuo paziente, il paziente con cui ti riferisci, tu capisci quali sono le cose importanti. Io non posso essere costretto per la simmetria informativa a scambiarmi lo sguardo con uno specializzando e cercando di vedere se sorride o no. Non può essere così. Non può essere così, altrimenti, e ve lo dico come consulente giuridico, guardate, come se fossi consulente giuridico di voi medici e voi infermieri, altrimenti troverete sempre un paziente che usa il consenso informato o gli altri strumenti, pochi, del codice civile per cercare di metterli al muro. È così. La partecipazione è possibile? È possibile la partecipazione a fare la propria trasparenza, no? Simmetria informativa, partecipazione, è possibile? È possibile, però anche qui è molto diverso. Una cosa è partecipare ai comitati consultivi misti, una cosa è partecipare ai momenti di valutazione delle prestazioni sanitarie come gruppo, e un'altra cosa è possibile partecipare come individuo. Secondo me è molto difficile, ma è possibile. Non credo che, questo devo dire appunto, ci sono a fianco di casi feroci, ci sono casi di una generosità straordinaria tra il personale medico e il personale sanitario, questo voglio essere chiaro. Però è proprio in quei momenti che l'individuo può partecipare, perché chiede, fa comodo se resto qui la notte, fa comodo se porto la televisione, fa comodo se tengo io, guardi, io sono qui, tengo anche il malato del letto di fronte. Questo non può essere, come dire, completamente anarchico, o succedere perché succede. O succedere per la bontà delle persone. Ve la dico in un altro modo: sono parecchio stanco, e credo che il paese sia stanco, della relazione che è chiarissima nella sanità fra i cittadini e il potere, e questa relazione va sovvertita. La relazione è descritta perfettamente negli anni 70 da Putnam: chi ha il potere ne abusa, chi non ha il potere lo frega. Se non ho il potere non pago le tasse, se ho il potere ti faccio aspettare lo sportello delle poste. Questa relazione deve finire. Vi assicuro, come dicevano i formatori americani di Clinton, non è vero, lo dico al professor universitario per i miei studenti, non è vero che sono tutti stupidi o ladri. I temi non sono tutti stupidi o ladri. E quelli che sono stupidi o ladri vanno lasciati da parte. Ma l'autorità del medico e del personale che lo circonda non si può più fondare sulla paura.